Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. Non ho resistito, sono andato su Gemini IA di Google ed ho chiesto a Gemini di fare una breve sintesi della storia delle abitudini di lettura nel mercato dell'editoria da Gutenberg sino ad oggi. Ecco, adesso andremo a sentire questa breve sintesi, che è piuttosto superficiale ma comunque può dare un'infarinatura appena accennata di cos'è il mercato, di cosa è stato, di cosa sta diventando il mercato dell'editoria, e in particolar modo con le abitudini di lettura. Attenzione, 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 udite, 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 se volete andare a espandere il tema della storia delle abitudini nel mercato dell'editoria, per quanto riguarda le abitudini di lettura, il link lo trovate in descrizione, è un contenuto più importante che trovate all'interno della playlist del corso avanzato di scrittura creativa alla progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza, perché con questo podcast che ho fatto io vi permetterà di andare a impostare una linea editoriale ed una strategia editoriale coerente con il fatto che siete degli autori neofiti e che non avete mercato. Di conseguenza capirete meglio il relativo podcast relativo al content marketing per neoautori di fantascienza. Va bene, se volete espandere questo tema il link lo trovate in descrizione oppure all'interno della playlist del corso avanzato di scrittura creativa. Qui in questo corso basico introduzione alla scrittura creativa c'è una breve sintesi robotica con Gemini, intelligenza artificiale di Google, che vi dà una infarinatura, se non ce l'avete, di cosa è stata praticamente il mercato dell'editoria e come si sono evoluti un po' le abitudini di lettura. Bando alle ciance e sentiamo come ce la racconta Gemini IA. Storia e abitudini di lettura nel mercato editoriale occidentale, dal 1453 ad oggi. 1453-1800, l'alba dell'editoria e la diffusione della lettura. L'invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di Gutenberg nel 1453 rivoluziona l'accesso al sapere, dando vita a un'epoca di rapida diffusione dei libri. La lettura diventa un'attività principalmente elitaria, appannaggio di classi abbienti e istruite, che possono permettersi l'acquisto di libri costosi. Nascono le prime biblioteche pubbliche e le librerie, favorendo l'accesso alla cultura per un pubblico più ampio. Generi letterari popolari includono opere religiose, classici latini e greci, romanzi cavallereschi e libri di viaggio. La lettura si svolge principalmente in contesti silenziosi e privati, con una fruizione individuale e attenta. 1800-1914, l'ascesa della letteratura di massa e l'espansione del pubblico. La rivoluzione industriale e l'aumento del tenore di vita portano a una crescita del mercato librario e all'emergere di una letteratura di massa a prezzi accessibili. Nascono i romanzi seriali, i giornali e le riviste, che diffondono storie e informazioni a un pubblico più ampio e meno elitario. La lettura diventa un'attività sociale e di svago, fruita anche nei caffè, nei salotti e negli spazi pubblici. Si sviluppano generi letterari come il romanzo gotico, il romanzo d'avventura e il romanzo giallo, che conquistano un grande successo di pubblico. La lettura diventa uno strumento di educazione e istruzione, con la diffusione di libri scolastici e manuali di divulgazione scientifica. 1914-1945, tra le due guerre, nuovi media e nuove sfide. L'avvento del cinema e della radio rappresenta una nuova concorrenza per l'editoria, portando a un calo nella lettura. La Prima Guerra Mondiale e la Grande Depressione influenzano i contenuti letterari, con l'emergere di opere che riflettono il disagio sociale e la crisi del tempo. Nascono i tascabili, che rendono i libri ancora più accessibili e favoriscono la lettura individuale. I regimi totalitari attuano forme di censura e controllo sulla produzione letteraria, limitando la libertà di espressione. 1945 oggi, l'era digitale e la trasformazione del mercato. Il secondo dopoguerra vede un nuovo boom del mercato editoriale, favorito dalla crescita economica e dall'aumento del tempo libero.
L'invenzione della televisione e l'avvento dei mass media rappresentano nuove sfide per il libro, ma ne stimolano anche la diversificazione e l'adattamento. Nascono nuovi generi letterari come la fantascienza, il fantasy e il young adult, che conquistano un grande pubblico. La diffusione di internet e degli ebook rivoluziona il modo di fruire i contenuti letterari, con nuove opportunità di accesso e condivisione. Il mercato editoriale si adatta alle nuove tecnologie, con la nascita di piattaforme online e di nuovi modelli di business. Oggi, le abitudini di lettura sono in continua evoluzione, con una crescente frammentazione del pubblico e una molteplicità di formati di lettura. La lettura digitale guadagna terreno, affiancandosi e in alcuni casi sostituendo la lettura tradizionale su carta. Le piattaforme online e i social media offrono nuove opportunità per la scoperta di libri e la condivisione di opinioni tra lettori. L'editoria si confronta con nuove sfide, come la pirateria letteraria e la necessità di tutelare il diritto d'autore nell'era digitale. Conclusione. Nel corso dei secoli, il mercato editoriale occidentale ha subito profondi cambiamenti, adattandosi all'evoluzione tecnologica, sociale e culturale. Le abitudini di lettura si sono trasformate, passando da un'attività elitaria a un fenomeno di massa, con una crescente diversificazione dei generi e dei formati di fruizione. Oggi, l'editoria si trova ad affrontare nuove sfide nell'era digitale, con l'obiettivo di continuare a diffondere cultura e conoscenza in un mondo in continuo.